Sia lodato Gesù Cristo. Ecco, stiamo contemplando la risurrezione del Signore. Come dicevo oggi, vedete, la Chiesa ci mette davanti agli occhi questo segno, questo miracolo, ma anche questo segno, perché la risurrezione è un segno che indica la divinità di Cristo. La divinità di Cristo. La risurrezione, vedete, ha come proprio, diciamo, pilastro centrale la divinità di Cristo. Allora il Signore e la Chiesa ci mettono avanti questo grande segno della risurrezione, questo grande miracolo della risurrezione, perché noi possiamo pienamente credere nel Signore. Vedendo le meraviglie che Lui ha fatto, possiamo veramente credere in Lui. Allora, vedete, questo è molto importante, no? Già lo dicevo tempo fa, i segni che Dio ci dà sono molto importanti e li dobbiamo conoscere bene per giungere ad una fede veramente convinta. Vedete che gli apostoli ne hanno visti di miracoli del Signore, eppure quando è arrivato il momento della morte del Signore sono fuggiti. Poi Gesù è dovuto, ecco, è dovuto risorgere, presentarsi di nuovo a loro, eccetera, e allora finalmente il loro cuore si è aperto sotto la guida dello Spirito Santo. Che cosa significa questo per noi, cari fratelli? Che noi dobbiamo conoscere i miracoli del Signore, dobbiamo essere, diciamo, approfonditi in queste cose, ci dobbiamo convincere della potenza di Dio. Ecco perché la Scrittura è piena di miracoli di Dio, piena di meraviglie compiute dal Signore. Perché noi possiamo aprire il cuore veramente alla fede in Dio, ci possiamo veramente lasciar guidare da Dio, e non è facile lasciarsi guidare da Dio. Perciò il Signore ci ha dato tanti miracoli, tanti segni, proprio perché ci potessimo veramente convincere e quindi potessimo avere una fede forte, una fede radicata. Come dice proprio, come, guardate, secondo me qui è una delle questioni importanti che bisogna, ecco, sottolineare in questi nostri tempi, perché tante volte proprio queste meraviglie di Dio noi non le mettiamo in evidenza. I miracoli del Signore, quante persone parlano dei miracoli del Signore? Quante persone cercano di convincere la gente proprio avvicinandole a questi potenti miracoli che Dio ha fatto e ha, appunto, e ha lasciato nella storia della Chiesa, anche in Italia. Allora, vedete, la nostra fede in Dio non si basa nelle dimostrazioni filosofiche. Per avere una fede forte, vedete quanti miracoli il Signore ha fatto, cioè il Signore ha fatto tanti miracoli perché gli uomini avessero, i suoi discepoli, i suoi apostoli, avessero una fede forte. Quanti miracoli sono nella Sacra Scrittura? Perché? Perché gli uomini aprono il cuore alla fede vera nel Signore. Quindi, vedete, noi dobbiamo appunto acquisire questa grande fede, dobbiamo acquisire questa grande fede, cari fratelli, in questo tempo in cui c'è una grande incredulità che si diffonde. Questi segni che il Signore ci ha dato, la risurrezione che la Chiesa ci mette davanti, ecco, ce la mette davanti proprio per farci avere una fede forte e anche per aiutarci a diffondere questa fede. Perché la nostra fede, guardate, la nostra fede non è una specie di moto cieco dello spirito. La nostra fede è ragionevole, proprio grazie a questi miracoli, proprio grazie ai prodigi che il Signore ha compiuto nel corso della storia della Chiesa. Perché appunto questi miracoli sono chiaramente, diciamo, segni di Dio, sono opere di Dio che solo Lui poteva fare. E allora questi miracoli sono proprio, dei segni che sono posti davanti agli occhi di tutti e che tutti in certo modo possono capire. Tutti possono capire. Ricordatevi sempre quello che disse direttore del Corriere della Sera di alcuni anni fa, Paolo Mieli, che è un ebreo. Quando ci fu a Civitavecchia il caso di quella Madonnina che piangeva lacrime di sangue, quel caso appunto di quella situazione che appunto appariva miracolosa,
Allora, d'altra parte, quella Madonnina pianse nelle mani del vescovo, mica stiamo scherzando, quindi sono cose evidentemente che non entrano tanto nella normalità delle cose. Allora, quel giornalista, Paolo Mieli, quando seppe questa notizia, sapete che disse? Io sono un ebreo e non mi dovrebbe interessare nulla, né della Madonnina, né tantomeno delle lacrime che gli cadono dagli occhi. Però se questo è vero, questo è un miracolo, vuol dire che veramente Dio c'è, e quindi che noi dobbiamo cambiare tutto, è la notizia più importante, e noi dobbiamo cambiare tutta la nostra mentalità per accogliere questa verità. Vedete? Molto semplice, un ragionamento che ha fatto uno che certamente ha studiato tanti e tanti anni, ma è lo stesso ragionamento che avrebbe fatto anche una persona molto semplice, un po' illuminata da Dio. Allora vedete, i miracoli sono importantissimi, importantissimi, perché sono davanti alla gente un po' intelligente, un po' profonda, sono il marchio che Dio mette proprio sulle sue opere. E per te questo marchio, per farci credere in Lui pienamente, perché noi veramente crediamo nel Signore. Allora questa sera voglio parlare con voi proprio della virtù della fede, perché vedete è una, ma ecco magari parlerò, ecco farà, sarà la prima puntata di questo tema della fede, perché è un tema importantissimo, in quanto in questi nostri tempi l'attacco più terribile che il demonio ha sferrato in realtà contro la Chiesa e contro i cristiani è quello riguardante la fede. Questo attacco viene sia dagli atei, ma tante volte anche da persone che sono di altre religioni, che attaccano il cristianesimo, attaccano la nostra fede. Allora, impariamo un po' bene questa sera che cos'è la fede, perché è appunto fondamentale capire che cos'è la fede e come noi dobbiamo, diciamo, vivere questa virtù. Allora, per trattare questo argomento, noi possiamo certamente partire dal Catechismo della Chiesa Cattolica, che è il testo migliore, e poi aggiungeremo anche i testi che voi conoscete, il Royo Marine, eccetera. Allora, la fede. Innanzitutto il Catechismo della Chiesa Cattolica parla della rivelazione di Dio. Dio si rivela. La risposta adeguata alla rivelazione è la fede. Con la fede l'uomo sottomette pienamente a Dio la propria intelligenza e la propria volontà. Con tutto il suo essere l'uomo dà il proprio assenso a Dio rivelatore. La Sacra Scrittura chiama obbedienza della fede questa risposta dell'uomo a Dio che si rivela. Vedete, l'uomo con la fede si sottomette pienamente a Dio con la propria intelligenza e la propria volontà. Perché il soggetto proprio della volontà, diciamo la potenza della nostra anima che è il soggetto della fede, è l'intelligenza in particolare. L'obbedienza della fede. Obbedire nella fede è sottomettersi liberamente alla parola ascoltata, perché la sua verità è garantita da Dio, il quale è la stessa verità. Il modello di questa obbedienza propostoci dalla Sacra Scrittura è Abramo. La Vergine Maria ne è la realizzazione più perfetta. Abramo quindi è il padre di tutti i credenti. La lettera agli ebrei, nel solenne elogio della fede degli antenati, insiste particolarmente sulla fede di Abramo. Per fede Abramo, chiamato da Dio, obbedì partendo per un luogo che doveva ricevere in eredità e partì senza sapere dove andava. Ebrei 11:8. Per fede soggiornò come straniero e pellegrino nella terra promessa. Per fede Sara ricevette la possibilità di concepire il figlio della promessa. Per fede, infine, Abramo offrì in sacrificio il suo unico figlio. Abramo realizza così la definizione della fede data dalla lettera agli ebrei. La fede è fondamento delle cose che si sperano e prova di quelle che non si vedono. Abramo ebbe fede in Dio e ciò gli fu accreditato come giustizia. Forte in questa fede, Abramo è diventato padre di tutti quelli che credono. Di questa fede l'Antico Testamento è ricco di testimonianze. La lettera agli ebrei
fa l'elogio della fede esemplare degli antichi, che ricevettero per essa una buona testimonianza. Tuttavia Dio aveva in vista qualcosa di meglio per noi, la grazia di credere nel suo figlio Gesù, autore e perfezionatore della fede. La Vergine Maria realizza nel modo più perfetto l'obbedienza della fede. Nella fede Maria accolse l'annunzio e la promessa da lei portati dall'angelo Gabriele, credendo che nulla è impossibile a Dio. E dando il proprio consenso, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Elisabetta la salutò così: beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore. Per questa fede tutte le generazioni la chiameranno beata. Durante tutta la sua vita e fino all'ultima prova, quando Gesù suo figlio morì sulla croce, la sua fede, cioè la fede di Maria, non ha mai vacillato. Maria non ha cessato di credere nell'adempimento della parola di Dio. Ecco perché la Chiesa venera in Maria la più pura realizzazione della fede. Allora, vedete, dobbiamo invocare molto l'aiuto della Madonna perché ci mantenga, ecco, forti nella fede in questi tempi di grande incredulità. Siamo in tempi di grande incredulità, eh? Ricordiamocelo bene. Guardate quanti giovani che appunto non credono. Io sento dire che almeno fino, non so, 50, 60 anni fa si dicevano, ogni, per esempio in queste nostre zone si pregava ogni sera il rosario, si pregava il rosario, probabilmente anche in altre parti, no? Si pregava il rosario ogni sera, ma adesso guardate un po' se si prega il rosario nelle case ogni sera. E questo che cosa ha portato, cari fratelli? Ha portato certamente anche una diminuzione della fede, anzi a volte proprio una perdita nella fede, perché quando non si prega, figuriamoci un po' che una persona può mantenersi forte nella fede. Se non si prega intensamente, poi, almeno appunto dire un rosario al giorno, ecco, questo è proprio, diciamo è una cosa importante da fare, no? Allora, quando neppure c'è questo, bisognerebbe pregare anche di più, eh? Cioè, ogni giorno bisognerebbe fare anche altri momenti di preghiera oltre al rosario, possibilmente. Però almeno questo, adesso non c'è neppure questo, quindi la gente oramai in certo modo si è sradicata proprio diciamo proprio da queste buone abitudini, quindi di preghiera, e quindi anche la fede ne risente molto. Poi vedete che la nostra società in tanti casi pone, diciamo, a volte tante questioni alla nostra fede, e poi in tanti casi attacca o in maniera diretta o in maniera indiretta proprio la nostra fede. E allora tante volte le persone non sanno rispondere e si lasciano travolgere e arrivano a dire: va bene, vuol dire che la fede cristiana non è la vera fede, quindi io non voglio seguirla, eccetera eccetera. In altri casi poi, come ho detto, la società, la cultura, diciamo a volte, o la pseudocultura, perché evidentemente ci sono anche persone di grande sapienza umana, ma anche di grande sapienza spirituale, e che appunto non attaccano la Chiesa, ma in alcuni casi vedete che ci sono persone che magari sono lontanissime dalla fede, e appunto attaccano la fede cristiana in tante forme, in tanti modi. Questi attacchi, ovviamente, ecco, noi dobbiamo saper rispondere, perché tante persone di fronte a questi attacchi, diciamo, si allontanano dalla fede, oppure si allontanano ancora di più dalla fede. E questa è la situazione dei nostri tempi: di fronte a questi attacchi tante persone si allontanano dalla fede, di fronte appunto a certe affermazioni che appunto fanno persone che magari, ecco, neanche conoscono bene la nostra fede, di fronte a certi attacchi, di fronte a certe affermazioni che loro fanno contro la fede cristiana, tante persone perdono completamente la fede, perché credono a questa gente, che magari sono professori di qua, di là. E allora, vedete, questa è la nostra situazione oggi.
Vediamo un momento meglio di approfondire questa fede. Innanzitutto la fede è in un solo Dio. La fede è innanzitutto un'adesione personale dell'uomo a Dio. Al tempo stesso ed inseparabilmente è l'assenso libero a tutta la verità che Dio ha rivelato. Vedete? È un'adesione a Dio, ma è un'adesione libera, è un assenso libero a tutta la verità che Dio ha rivelato. Vedete che la fede ci porta ad accogliere tutto l'insegnamento, ecco, della Chiesa, ci porta ad obbedire alle, appunto, affermazioni, alle, appunto, alle indicazioni che ci vengono dalla Chiesa. La fede ci porta ad accogliere la parola di Dio attraverso la Chiesa, attraverso la Chiesa. E vedete che la nostra risposta a questo insegnamento che Dio ci dà attraverso la Chiesa non è appunto un sì all'80%, un sì al 90%, deve essere un sì al 100%. Deve essere un sì al 100%. Noi dobbiamo accogliere quello che il Signore ci dice attraverso la Chiesa e lo dobbiamo credere. Dobbiamo credere. In quanto adesione personale a Dio e assenso alla verità da Lui rivelata, la fede cristiana differisce dalla fede in una persona umana. Ebbene, è giusto affidarsi completamente a Dio e credere assolutamente a ciò che Gli dice. Sarebbe vano e fallace riporre una simile fede in una creatura. Ovviamente, no? Guai all'uomo che confida nell'uomo. Cioè, noi dobbiamo credere con prudenza anche agli uomini, ma certo non dobbiamo credere a loro come crediamo a Dio. La nostra fede a Dio deve essere una fede totale, dobbiamo credere totalmente al Signore che ci parla attraverso la Chiesa. La nostra fede è un credere in Gesù Cristo, Figlio di Dio. Per il cristiano, credere in Dio è inseparabilmente credere in colui che Egli ha mandato, suo Figlio prediletto, nel quale si è compiaciuto. Dio ci ha detto di ascoltare il suo Figlio. Il Signore stesso dice ai Suoi discepoli: abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Giovanni 14,1. Possiamo credere in Gesù Cristo perché Egli stesso è Dio, il Verbo fatto carne. Dio nessuno l'ha mai visto, proprio il Figlio unigenito che è nel seno del Padre, Lui lo ha rivelato. Poiché Egli ha visto il Padre, è il solo a conoscerlo e poterlo rivelare. Credere nello Spirito Santo. Non possiamo credere in Gesù Cristo se non abbiamo parte al suo Spirito. È lo Spirito Santo che rivela agli uomini chi è Gesù. Infatti nessuno può dire Gesù è il Signore se non sotto l'azione dello Spirito di Dio. Nessuno ha mai potuto conoscere i segreti di Dio se non lo Spirito di Dio. Dio solo conosce pienamente Dio. E quindi la fede ci fa partecipare a questa conoscenza che Dio ha di sé e delle cose in sé. Noi crediamo nello Spirito Santo perché è Dio. La Chiesa non cessa di confessare la sua fede in un solo Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. Vediamo meglio quali sono le caratteristiche della fede. Innanzitutto la fede è una grazia. Quando San Pietro confessa che Gesù è il Cristo, il Figlio del Dio vivente, Gesù gli dice: nella carne né il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli. La fede è un dono di Dio, una virtù soprannaturale da Lui infusa. Ecco il punto. La fede è una virtù soprannaturale, teologale, infusa da Dio in noi. Questo ricordatevelo bene perché è fondamentale. La fede è una virtù infusa, virtù soprannaturale che è infusa da Dio in noi. Perché si possa prestare questa fede è necessaria la grazia di Dio che previene e soccorre e gli aiuti interiori dello Spirito Santo, il quale muove il cuore, il quale muova il cuore, lo rivolga a Dio, apra gli occhi della mente e dia a tutti dolcezza nel consentire e nel credere alla verità.
Vedete? La fede è appunto una grazia, è sotto l'azione dello Spirito Santo che noi crediamo, eh? In questo senso, lo Spirito Santo ci spinge a credere, senza questa mozione dello Spirito Santo non crederemo mai. La fede è prima di tutto opera dello Spirito Santo in noi. Lo Spirito Santo entra in noi innanzitutto attraverso la fede. Ricordatevelo bene questo, eh? Il primo ingresso dello Spirito Santo in noi si ha attraverso la fede. La fede anche quando, vedete, anche quando non viene, non si unisce alla carità, quindi non è ancora perfetta, è già un dono di Dio. Vedete, la fede poi, che si, questa fede morta, normalmente è una fede appunto che è iniziale, e poi questa fede normalmente ci porta alla fede viva, ci porta non soltanto a credere, ma poi a vivere secondo quella fede. La fede perfetta è proprio la fede che è unita alla carità, la fede che crede l'insegnamento di Dio e poi è portata a vivere, e quindi porta la persona a vivere realmente secondo l'insegnamento del Signore. La fede è un atto umano, è impossibile credere senza la grazia e gli aiuti dello Spirito Santo. Ecco, vedete, senza la grazia e gli aiuti dello Spirito Santo non possiamo credere, però c'è anche una risposta nostra allo Spirito Santo, come vedremo adesso. Non è però meno vero che credere è un atto autenticamente umano, non è contrario né alla libertà né all'intelligenza dell'uomo fare credito a Dio e aderire alle verità da Lui rivelate. Vedete? Non è contrario né alla libertà né all'intelligenza dell'uomo fare credito a Dio e aderire alle verità da Lui rivelate. Anzi, noi siamo stati creati da Dio proprio perché in questo mondo possiamo credere in Lui, e nell'altro mondo possiamo poi vedere quello che adesso crediamo in paradiso, lo vedremo se ci andremo. Allora, vedete, il Signore ci ha creati proprio per credere in questo mondo. Dio ci aiuta a credere in questo mondo, quindi la fede non è contraria alla nostra natura, e non è neppure contraria alla libertà, perché è veramente libero chi segue il Signore, chi segue la strada del bene. Quella è la persona libera. Il peccato ci rende schiavi. La libertà si attua proprio nel seguire la verità. Quindi ricordiamocelo bene questo. Rendiamoci conto che la libertà non è soltanto libertà da, ma anche libertà per appunto seguire il Signore, libertà per camminare verso il cielo. Quindi non è contrario né alla libertà né all'intelligenza dell'uomo fare credito a Dio e aderire alle verità da Lui rivelate, perché Dio è il nostro maestro. Vedete che a scuola, no? I ragazzi devono fidarsi di quello che dice il professore, devono appunto lasciarsi guidare da Lui. La stessa cosa noi, con Dio che è il maestro dei maestri, dobbiamo lasciarci guidare da Lui, appoggiarci in Lui. È giusto avere fede, è giusto appoggiarsi a Dio, è la cosa veramente giusta da fare, perché il Signore conosce tutto, noi non conosciamo tutto. Ancora, anche nelle relazioni umane, non è contrario alla nostra dignità credere a ciò che le altre persone ci dicono di sé e delle loro intenzioni, e far credito alle loro promesse, come per esempio quando un uomo o una donna si sposano, per entrare così in reciproca comunione. Conseguentemente, ancora meno è contrario alla nostra dignità prestare con la fede la piena sottomissione della nostra intelligenza e della nostra volontà a Dio quando si rivela, ed entrare in tal modo in intima comunione con Lui, perché il Signore è colui che ci ha creato. Dio è infinitamente onnipotente, infinitamente sapiente, cari fratelli. La cosa veramente retta, la cosa veramente giusta è vivere nella fede. E quando viviamo nella fede, come hanno vissuto i santi nella fede, il Signore compie cose straordinarie in noi. Magari ci dà anche delle capacità straordinarie per conoscere cose che altrimenti umanamente non potremmo mai conoscere. Pensate a certi santi come un padre Pio, che conoscevano i peccati delle persone che andavano da loro, conoscevano cose della vita di queste persone senza averle mai incontrate, perché il Signore le faceva conoscere per aiutare quelle persone.
e così altri santi. Pensate ai santi che avevano proprio doni di profezia, no? Quindi vedete, la fede non soltanto non va contro la nostra intelligenza, ma potenzia la nostra intelligenza. Vedete, è proprio il rovesciamento di quello che uno potrebbe pensare, no, umanamente. Ma la fede, magari qualcuno l'avrà anche pensato, perché se no non stava qui sul catechismo, no? La fede è contraria all'intelligenza, la fede va contro la ragione, no, la fede potenzia l'intelligenza umana, la fede fa sì che la persona possa conoscere, ecco, le cose che altrimenti con la ragione non potrebbe arrivare a conoscere. La fede ci dona una luce, una conoscenza molto più profonde, ecco, della realtà delle cose. Quindi, nella fede l'intelligenza e la volontà umane cooperano con la grazia divina. Quindi la fede, quindi l'azione dello Spirito Santo per portarci alla fede, è un'azione che si attua sulla volontà e sull'intelligenza. Credere è un atto dell'intelligenza che, sotto la spinta della volontà mossa da Dio per mezzo della grazia, dà il proprio consenso alla verità divina. Quindi la fede, ripeto, è un atto dell'intelligenza umana, dell'intelletto, che sotto la spinta della volontà mossa da Dio per mezzo della grazia, quindi c'è l'azione dello Spirito Santo che muove, diciamo, la volontà, in modo appunto che l'intelletto dia il proprio consenso alla verità divina, quindi accolga la verità divina nella sua vita. Ecco, il Signore, cari fratelli, ci aiuti, ecco, a conoscere sempre meglio questa virtù della fede e ci aiuti a viverla nella maniera più piena e perfetta. Per questo chiediamo alla Madonna che ci aiuti, che ci doni una fede veramente grande, una fede granitica, e ci aiuti anche a diffondere questa fede, perché tante persone possano credere insieme con noi nel Signore Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.